E Margherita mi chiede che mangi. Qui è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video. Per me è un privilegio diffondere ciò che scopro viaggiando per il mondo, tra il mondo visibile e il mondo invisibile. In questo momento ci troviamo in India e abbiamo lasciato i progetti nel sud-est asiatico con i bimbi in Cambogia. Siamo poi passati in Vietnam e... Cosa mangi? Dipende. Dipende dove sono. Prima ero in Africa. Dipende. Prima ancora eravamo in Europa, prima eravamo in Sud America. Quindi, a differenza di quello che può accadere nella maggior parte dei casi alle persone che vivono la maggior parte della loro vita in un luogo, quando cambi hai due possibilità: o sei flessibile e ti adegui, soprattutto se vai in alcune realtà molto indigene, dove o mangi ciò che c'è nel piatto oppure salti, o ti mangi sta minestra o salti fuori dalla finestra. E quindi dipende dove sono. La verità è che non è importante ciò che mangio io, ma è importante ciò che è giusto per te. Sono passato attraverso diverse fasi per quanto riguarda l'alimentazione. E sono passato da fasi dove mangiavo di tutto, fasi dove mangiavo una vagonata di porcherie, fasi dove sono stato vegetariano, fasi dove sono stato vegano e via discorrendo. Quindi pastariano, pastasciuttariano, carnivoro, erbivoro, provate di tutte. Poi l'incontro con le piante maestre mi ha messo sul mio cammino, perché vedi, tutte queste storie vegetariano, erbivoro, crudista, cottariano, ce le ho, i dietologi del minestrone, delle patatine, ogni volta ce n'è una, sono il frutto della follia della mente che continua a dividere, a creare tanti settori differenti e divide la mente costantemente. Ma la questione che ho scoperto viaggiando nel mondo invisibile, ed è qualcosa che ti suggerisco di fare, di conoscere il tuo mondo invisibile, di conoscere il tuo guru, di conoscere il tuo maestro, affinché tu possa ricevere le tue risposte, che non sono nemmeno le mie risposte, perché probabilmente la domanda che mi fa... Perché mi chiedi, Luca, cosa mangi? Perché è importante per te sapere cosa mangio? Why? Perché probabilmente dirai, boh, magari sarà utile mangiare come mangia Luca. O magari cerchi il dietologo di turno. Dici, magari è importante mangiare come mangia Tizio Caio Sempronio. In realtà dovresti imparare ad ascoltare te stessa, Margherita. Devi imparare ad ascoltarti. E sentire che cosa è giusto per te. Cos'è giusto per te? C'è una frase che ripeto spesso di un amico, Golia Vincenzo Pezzulla, che dice: un piatto è molto di più della somma dei suoi ingredienti. Questa frase mi colpì, molto bella, molto vera. Tutto è vibrazione, tutto è energia. Un altro grande maestro mi disse: mangio solo i piatti cucinati da mani che conosco, che cucinano con amore. Perché un piatto è molto di più della somma dei suoi ingredienti. C'è l'amore. Quindi tutta questa storia dei robot verso cui stiamo andando, che faranno le cose alla perfezione, secondo i criteri di un orgasmo mentale, però sono ben distanti dalle logiche del cuore.
Quindi cosa mangio? Dipende dove sono. Come mangio? Dipende dove sono. Posso mangiare con le mani, posso mangiare con le bacchette, con le forchette, posso mangiare per terra, su un tavolo. Dipende. Posso mangiare rapidamente, lentamente. Dipende. Posso mangiare tanto, poco, dipende. Dipende dal contesto. Tendenzialmente prediligo mangiare cibi vegetali che sono presenti in natura. Mi piacciono molto le verdure, cucinate in tutti i modi, in tutte le salse. In India sono pazzesche, hanno una cucina incredibile. Ci siamo deliziati il palato tra ieri e oggi. Tendenzialmente questa è la mia dieta, preferisco ciò che è di origine vegetale. Ho un'alimentazione ricca di vegetali, di frutta, mi piace molto. Non sono un grande fan di bere l'acqua così. Preferisco nutrirmi dell'acqua delle piante o della frutta. Non mangio molti animali. Quando scelgo, mangio il pollo, prediligo il pollo tra le varie carni o pesce. La carne di maiale non è qualcosa che cozza bene con me. E la carne di mucca. Poi faccio un altro ragionamento, dico, ma se fossi solo su questa terra riuscirei ad azzannare una mucca, non so, quei denti, e come faccio a mangiarmi una mucca? Magari una mela invece è più facile, no? Magari un pesce è più semplice, un pollo è più semplice. Già il maiale, che fa, tazzano il maiale? Non lo so, così. Quindi faccio questo tipo di ragionamenti che sono veri per me, e dopo aver incontrato il mondo dell'uno mi sono reso conto che tutto è uno. Questo discorso non piace molto ai miei amici vegetariani, e però tutto è uno, quindi nell'uno non c'è distinzione tra un essere umano, una mucca, un cavallo, un cane, un tacchino, una mela, un carciofo. Quello che fa la grande differenza sono i neuroni specchio. Ovvio che se tu vedi una persona che mangia un'altra persona, fa effetto. Perché i neuroni specchio ti identificano molto con quell'altro soggetto, sembra molto simile a te. Quindi c'è la regola cane non mangia cane, uomo non mangia uomo. Beh, dipende, in alcune tribù se li mangiano le persone. Però per noi è una roba molto strana. Stessa cosa vale con gli animali. E su questo si rifanno spesso gli amici vegetariani, vegani, eccetera, quando analizzano la questione dell'alimentazione da un punto di vista morale. Ma la morale è una questione della mente, tutto è uno. Quindi un sasso è uno tanto quanto lo è un cavallo, tanto quanto lo è un bambino, è uno, tanto quanto lo è una goccia di pioggia, tutto è uno, uno. Nell'uno non c'è distinzione. E molti fanno riferimento a questioni di salute quando si tratta di alimentazione, e quindi ti dicono, con tutti i loro progetti scientifici che puoi incontrare sia
in una fazione che nell'altra, quindi sentirai i vegetariani che ti riportano tutte le loro teorie sul perché è importante mangiare la frutta, la verdura, eccetera, e dall'altra parte sentirai i carnivori che ti riporteranno tutte le loro storie, le loro filosofie sul perché è importante mangiare la carne. E se tu li ascolti bene, hanno tutti ragione, perché la ragione può essere confusa. Ma fai una cosa, ascolta te stessa, ascolta te stesso. Se non sai come fare, partecipa ad una delle cerimonie di Rianzero, dove ti aiutiamo proprio ad entrare in connessione profonda con te stessa, con te stesso, e incontrare il tuo guru, il tuo maestro, quello che ha in mano le risposte, anche in questo contesto. Che cosa mangiare? Con questo è tutto, mi auguro di averti dato una visione distinta sull'argomento che viene trattato da molte persone. E noi ci vediamo al prossimo video, prossimo audio, prossimo post. Ciao, ne!